Per questa stagione ripresentiamo un must, che è il Master Rossignol M18, con una piccola novità che riguarda l'attacco. L'attacco nuovo, come potete vedere, è diverso dal precedente perché manca la piastra di collegamento e nella parte posteriore ha un cuneo che appoggia direttamente l'attacco, che per noi era caratteristico, sollevato sulla piastra. Questo nuovo attacco, con questa nuova piastra R22 che abbiamo presentato l'anno scorso, funziona decisamente meglio e quindi abbiamo cercato di riproporlo anche su questo Must, che è il Master M18. Sempre una grande conferma questo Master Rossignol, è bellissimo da andare in conduzione, sempre attaccato a terra, diventa è sempre anche un po' pesante, nel raggio corto si fa un po' fatica per via un po' anche della piastra nuova, che è un po' più performante. Per il resto io lo consiglierei agli sciatori che hanno una buona conduzione e che piace sciare tutto il giorno in conduzione. Uno sci super divertente, mi sono davvero divertita, l'ho provata su neve invernale e su neve dura. E beh, è divertentissimo ad alta velocità, nell'arco medio, nell'ampio, e poi comunque tiene benissimo anche il corto, viene veramente facile. È proprio divertente da sciare ad alta velocità, quindi lo consiglio a una persona che va già veloce. Grand sci su tutti e tre gli archi, davvero stabile e davvero facile ingresso curva e graduale nella sua deformazione, e ho trovato anche morbido e appunto graduale su tutti e tre gli archi. Ogni tanto una piccola pecca, un punto negativo, un attimo sulle curve arco stretto, ogni tanto tende a rimanere agganciato. È uno sci che riesce a sfruttare in quasi tutte le situazioni, ovvio devi utilizzare un po' di energie e saper sciare bene, ma in quel caso lì non ha quasi paragoni. È sci rivolto a un alto livello, molto molto performante, molto bello, soprattutto su condizioni di neve dura, compatta, e molto bello soprattutto per fare l'arco medio. Qualche difficoltà in più invece per l'arco corto. È quello che cerco, uno sci che si deforma tanto a inizio curva e quindi crea tanta chiusura fin da subito, e nella seconda parte ha un ottimo impulso che ti permette di continuare a chiudere la curva, in più di venire via facilmente.